Lego fan, benvenuti a tutti. Tempo di unboxing, acquisto effettuato sul sito Lego. Tante piccole cosucce, andiamole a vedere. Apro il pacco, ecco qua, faccio praticamente. Ecco qui, vediamo un po' cosa abbiamo. Aspetto un po' dietro le quinte. Allora, vediamo un po'. Sapete la mia grande passione per i brickheads, e quindi non potevano mancare anche in questo acquisto. Eccolo qua, questo video, io acquisti 41612 della serie Minecraft, Steve e Creeper. 58 e 59. Ecco qui. Un'altra confezione doppia per la linea dei briquettes. Poi abbiamo. Allora, della linea Friends, questo l'avevo perso perché lo davano in omaggio con acquisto. Con acquisto insomma della linea Friends. Adesso invece si è reso disponibile e siccome qualche tempo fa per San Valentino, qualche mese fa era uscito un set con dei fiori, ecco qui. Ho pensato di aumentare la mia collezione dei fiori con questo qui questo polybag della linea Friends, il 304004. Pieno di pezzi colorati per fare questo bellissimo fiore. Ok, poi quest'anno è un anniversario importante per molti appassionati. Parlo di Mickey Mouse, da noi conosciuto come Topolino. Questo è il suo briquet e, come potete vedere, infatti, sulla confezione è il 90° anno dalla nascita di Topolino. E quando si parla di Topolino non si può non parlare anche di Minnie Mouse, eccola qui, bellissima. Che forte? Ok, sono rispettivamente i numeri 66 e 67 della linea Brickheads, quindi anche in questo caso qua un'altra aggiunta alla collezione. Poi passiamo ad un'altra polybag, anche in questo caso qua. Questa è una linea che io adoro tantissimo da quando appunto è uscito il primo pod, eccolo qui. Anche in questo caso qui c'era la disponibilità, credo ancora adesso, di poterlo acquistare, quindi di non riceverlo semplicemente in omaggio. Parliamo di 4 euro e altri 3-4 euro per l'altra polybag. È il mio sesto pod, il quarto, se ricordo bene, della linea Ninjago. Volevo completare, insomma, tutti i pod che mi interessano. Ne rimane solo uno, quello praticamente del Nexo Knight. Poi insomma ce ne sono tanti della linea Frenzy che a me non mi interessano. Se siete interessati, digitate sul sito Lego il numero 500 5230 e acquistatelo perché ne vale davvero la pena. Ok, questa è un'altra polybag, la mettiamo lì. E ultimo, ma non ultimo, ho acquistato un set che è legato ai supereroi e al film se non sbaglio, Batman vs Superman, se ricordo bene. Una minifigura in edizione speciale, eccolo qui. Vedete anche la confezione, che è altrettanto speciale, ed è praticamente una figura esclusiva. È la versione Nightmare di Batman, quindi Batman Incubo. Poi la vedremo in dettaglio nella recensione, davvero, davvero molto 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 bella. Questo ha un costo di circa 13 euro, 12,50 se ricordo bene. Ci sono quindi tre minifigure, due parademoni e anche un piccolissimo playset.
Questo è quello che poi si ha all'interno della confezione. Esclusivo è questo plate 1x1 con il Joker. E niente, anche questo qua, un bel set. Eccolo qui, mettiamo tutto qui. Questo lo andiamo a sistemare magari qui che si vede un po' meglio. Ok. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Come avete visto, insomma, pochi acquisti, piccoli set. A me in particolare andava di acquistare il fiore della linea Friends, Batman Incubo, e il pod di Ninjago. Ovviamente i due briquette dedicati a Mickey Mouse e a Minnie Mouse non potevano mancare nella mia collezione, e ci aggiungo anche quelli della serie di Minecraft, una serie che non seguo, però i briquettes, insomma, pure se vanno i briquettes del nulla, lo comprerò vuoto, insomma, lo comprerò perché sapete che è una linea che adoro. Per quanto riguarda invece il costo, siamo intorno ai 62-63 euro. 62,85 se ricordo bene. Io ho sfruttato una parte dei miei punti, li ho convertiti in euro, e quindi alla fine il tutto mi è venuto 50 euro. Ottimo, ottimo acquisto, insomma, è come se praticamente questi non li avessi pagati, oppure quello non l'avessi pagato. Mi è andata bene, quindi sono contento. E tra poco vedremo poi dei maxi acquisti. Questo è solo un antipasto, diciamo così, di quello che verrà in autunno. Vi ho già ricordato che a metà ottobre, se ricordo bene, si festeggia il compleanno del Toy Center, e qui, insomma, tutti e 130 punti vendita applicheranno il 25% di sconto su tutta la merce, e anche ovviamente sui nostri amati Amatelico. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Come sempre, ci tengo a che mi facciate sapere cosa ne pensate di questi acquisti, qual è il vostro preferito, quale volete vedere recensito prima. Se c'è qualche cosa invece che vi piacerebbe che acquistassi e portassi poi sul canale, insomma, fatemi sapere come sempre tutto, scrivete nei commenti. Buona costruzione a tutti, buoni acquisti a tutti, e al prossimo video. Ciao ragazzi!